Ciao, sono Samuele e in questo video andremo insieme a fare una ricerca di prodotto in live. Cercheremo quindi, utilizzando delle strategie molto molto semplici ma efficaci, un prodotto con del potenziale, quindi in modo da arrivare a fine video da avere almeno un winner e capire quindi le strategie con cui lo trovo. Cerco di fare questo video anche perché spesso molti hanno dubbi su cosa vendere, non riescono a trovare prodotti vincenti, quando in realtà non è una cosa così tanto difficile. Chiaramente serve del tempo, anche qua serve un po' di test, un po' di prova, un po' di esperienza, però una volta che abbiamo la strategia, basta applicarla, farlo costantemente per trovare qualcosa che abbia senso vendere. Anche in questo video puoi vincere la mia guida delle top nicchie del 2020. Tutto ciò che devi fare è lasciare un mi piace, essere iscritto al mio canale e commentare qua sotto con hashtag Dropshipping Keys il vincitore dello scorso video è questo commento. Quindi se hai vinto, scrivimi su Instagram, obiettivo 1 milione, e ti manderò la tua guida. Adesso partiamo subito, quindi ci spostiamo sul mio computer che ho qua e utilizziamo principalmente tre tool per questo video, che sono Facebook, Google Trend di Google e AliExpress, sia nell'home page che nel dropshipping center. Quindi la strategia molto molto semplice e più, diciamo, basilare e efficace di tutte che ti consiglierei è l'utilizzo di Facebook, dei social in generale. Quindi utilizziamo Facebook e lo utilizziamo, qui tra l'altro vedi il primo post che è proprio del gruppo Facebook, Dropshipping Secret. Se ancora non ci sei, puoi partecipare qua sotto. Ma ripeto, quello che andiamo a fare è semplicemente scorrere l'home page fino a che andiamo a trovare delle sponsorizzate, quindi di store dropshipping e di e-commerce. Questo lo facciamo semplicemente perché Facebook, ovviamente, è la principale piattaforma per andare a sponsorizzare il nostro prodotto vincente o comunque piattaforma per sponsorizzate, diciamo, globale, nel senso che nel momento in cui hai un prodotto da testare, stai testando qualcosa, il miglior modo per farlo è utilizzando Facebook. Quindi nella nostra home page, essendo che abbiamo un pixel e che quindi le nostre azioni vengono registrate, ci mostrerà Facebook delle sponsorizzate adatte a noi. Quindi qui il primo step sarebbe farmare il proprio pixel. Come facciamo? Semplicemente partiamo, quindi andiamo a scorrere la nostra home page. Nel momento in cui troviamo una sponsorizzata di un prodotto, appunto dropshipping o un e-commerce, le cose che vogliamo fare sono cliccare su Shop Now, fare azioni su quello store. Questo non è il caso perché c'è Learn More, potremmo farlo allo stesso modo, però vedo che anche il copy in italiano, quindi passiamo al prossimo. Ok, lo abbiamo qua, quindi questo potenzialmente potrebbe anche essere uno store dropshipping, adesso lo vediamo. Le azioni che vogliamo fare quindi sono il click su Shop Now, arriviamo sullo store, sì, ok, è uno store dropshipping perché anche il prodotto lo conosco. Facciamo Buy Now, arriviamo quindi alle fasi del checkout. Eventualmente possiamo compilarlo, arrivare fino al momento di pagare e poi chiudere. Questo praticamente cosa dice a Facebook? Dice che il nostro pixel, quindi noi stessi, siamo degli acquirenti, abbiamo interesse a prodotti di e-commerce e a sponsorizzate con l'obiettivo di acquistare un qualcosa. Facendolo su tutte le sponsorizzate che trovi e facendolo da oggi che stai vedendo questo video fino costantemente ogni volta che arrivi su Facebook, allora il tuo pixel viene farmato, si farma, e quindi Facebook ti farà vedere sempre più sponsorizzate di questo tipo. In questo modo io ho praticamente l'home page, se scorro parecchio troverò molti prodotti di questo tipo. È ovvio che tu partendo da zero avrai qualche problema in più. Però comunque, fatta questa azione, possiamo chiudere e passare al prossimo. Adesso quello che cercherei in questo video è un prodotto comunque con potenziale e abbastanza facile da vendere, nel senso che già teoricamente questo potrebbe essere un winner che abbiamo trovato, però costa 84 dollari, quindi già il costo di base di partenza sarà medio-alto. Voglio trovare qualcosa di un po' più facile. Quindi tutto quello che facciamo è Facebook, cominciamo a scorrere finché non troviamo qualcosa, non troviamo una sponsorizzata di un prodotto che abbia un prezzo medio-basso, diciamo, e andiamo poi a fare un po' di ricerca. Ok, probabilmente ho trovato un prodotto che potrebbe fare al caso nostro. Anche questo ha un prezzo che non definirei alto, 60 dollari, però in realtà per partire non è qualcosa che ti consiglierei. Probabilmente teniamocelo da parte in modo che adesso facciamo un altro tipo di ricerca e poi andiamo ad analizzare questo. Quindi l'altra ricerca lo facciamo sempre da Facebook e lo facciamo cercando delle parole chiave all'interno di Facebook stesso. Quindi nella barra di ricerca scriviamo parole chiave che si utilizzano spesso in dropshipping. Quindi ad esempio free shipping worldwide, get yours now, get yours today, 50% off, 70% off e quant'altro. Quindi partiamo magari con free shipping, secondo me le migliori sono get yours here,
Shop Now o Free Shipping, appunto. E nel momento in cui lo cerchiamo, filtriamolo per video. In questo caso dovremmo trovare comunque sponsorizzate o video che hanno all'interno quella parola chiave. Quindi già il primo ovviamente è uno store dropshipping, ma lo si vede sia dal prodotto e sia da com'è settata la creative. Più che la creative anche il copy stesso, questo sicuramente lo è, anche questo, questo, quest'altro. Quello che però voglio fare qui è non farlo generale, quindi già questo maggio 1.300.000 è ottimo secondo me. Qui ci trova anche 8 novembre 2019, 27 febbraio, quindi magari filtriamolo per questo mese, quindi luglio, e vediamo un po' di sponsorizzate. Qui quello che voglio fare è semplicemente vedere un po' di attività. Quindi anche tutte queste sponsorizzate, questi video da 500.000, ottimo, 1.300.000 luglio, quindi praticamente 20 giorni fa, perfetto, 270.000, sono comunque tutti numeri alti, quindi non starei sotto magari i 100k, più o meno 50-100k, però in realtà anche qua prodotti e creative con tipo questa da 5.000 view potrebbe rivelarsi comunque un prodotto nuovo e quindi avrebbe senso darci un'occhiata. Diciamo che per facilitare il tutto e per prendere prodotti magari che già stanno comunque vendendo, andiamo su delle visual, delle view un attimo più consistenti, ecco. Quindi sono andato ad aprirne un po', ce ne sono rimasti un paio, quindi alcuni avevano uno store chiuso, altri avevano problemi sullo store stesso, era uno store che non aveva neanche senso vedere, oppure non c'era proprio il link, e ce ne sono rimasti due, che sono questa spugna in silicone e questa base, questa padella, penso, per il barbecue, quindi per cuocere, immagino anche, insomma, un prodotto nicchia kitchen. Quindi adesso andremo a fare la ricerca su questi due. Questo prodotto qui ha addirittura, aveva il numero di like che avevo visto poco fa, ossia questo ha 50k, però ho deciso di aprirlo comunque perché mi sembrava fatto bene o comunque un prodotto interessante, la nicchia cucina è sempre ottima, mentre quest'altro prodotto ha 600k view e sono di giugno, ho fatto il filtro anche di giugno, e quindi comunque sono di 1-2 mesi, una cosa molto molto nuova, e quindi i numeri sono tuttora alti. Diciamo che questo è forse il minore dei due, però mi interessava perché comunque sapendo la nicchia cucina quanto è forte, un prodotto così non mi sembra di averlo già visto, quindi lo proviamo a ricercare. E sono andato a convertirlo, quindi questa è una moneta delle Filippine e costa 1.699, ossia 34, quindi perfetto. Mentre quest'altro 999, ossia 20 dollari, quindi 19,99 sarà il prezzo di questo. Quando abbiamo i nostri prodotti, e in questo caso ne abbiamo 1, 2 e 3, la cosa che voglio andare subito a fare, questa è minore, però ha senso anche farla per capire un po', diciamo, il sentiment generale di questa nicchia, è magari utilizzare Google Trend, poi ripeto, va fatto in modalità abbastanza generale, quindi non deve essere per forza questo che ci fa dire ok, questo è un winner oppure no, perché è comunque una ricerca, direi, per avere solamente un'idea, ripeto, generale. Quindi proviamo a farlo con magari hot pot, proviamo a fare qualche ricerca delle keyword. Ok, già hot pot mi sembra un andamento interessante, quindi sempre in crescita, con un picco a novembre, dicembre, quindi magari nei mesi più freddi, anche se penso che questo hot pot si riferisca a qualcos'altro. Quindi magari proviamo semplicemente BBQ, vediamo un po' l'andamento generale. Ok, anche questo sempre in lieve crescita, con un picco a maggio. Facciamo l'ultima ricerca, magari griller. Anche griller, stessa cosa, quindi un bel picco. Penso che questo sia dovuto al fatto di sempre solito COVID, quindi si sta in casa, le cose da fare in casa aumentano e barbecue, griller e queste cose qua, anche nicchia cucina, ovviamente sono aumentate. Quindi questo rimane interessante, anche come parole chiave si può fare bene. Qui abbiamo silicone sponge, proviamo. Ok, qui non ci dice niente di assurdo, proviamo semplicemente sponge. Anche qui abbastanza stabile, con un picco comunque nello stesso periodo. Proviamo magari l'ultima ricerca, un po' più specifica, multipurpose silicone sponge, quindi proprio questo prodotto, ok, non c'è niente, e l'ultima la facciamo così. Ok, abbastanza standard, quindi niente di eccezionale, niente di assurdo. Facciamola l'ultima con polish remover, questa penso sia abbastanza specifica, ok, è anche ottimo come trend di crescita. Proviamo semplicemente polish, che comunque mi sembra che vuol dire tipo polacco, Polonia, qualcosa del genere, quindi non diamoci troppo peso. E proviamo magari anche nails, che è appunto il prodotto per le unghie,
Nails. Ok, anche questo è sempre in crescita. Ultima cosa, nails remover magari. Ok, abbastanza stabile in lieve crescita. Quindi abbiamo un'idea generale almeno sulle keyword che possiamo sfruttare. Quindi tra tutti questi tre prodotti, magari questo è quello con il minor riscontro che abbiamo trovato, però comunque, ripeto, questo ci serve più come idea generale. Adesso quello che voglio fare, una volta che ho in mente i prodotti da vendere, è cercare sul dropshipping center questi determinati prodotti. Quindi prima ovviamente vogliamo cercarli su AliExpress, trovare un fornitore, quello col maggior numero di vendite, e filtrarlo qua dentro per vedere l'andamento dei volumi delle vendite giornaliere di quel determinato prodotto. E quello che vogliamo fare è capire se quindi c'è un certo tipo di andamento in positivo, in negativo, se è totalmente piatto, non ci sono quindi acquisti, o se ha un grafico decente. Ok, quindi penso di aver trovato il primo, ossia questa, la spugna, partiamo da lei. Ha 4.000 ordini, non so se è quello con il maggior numero di ordini, però sicuramente ha un buon numero di ordini. Qui, vedendolo subito, ti dico, se un prodotto va oltre i 10-20.000 ordini, allora comincerei a farmi qualche domanda che probabilmente inizia a diventare tanto. Mi ricordo un prodotto che volevo vendere e ho scoperto aveva tipo 70.000 ordini, una cosa assurda. Comunque diciamo che finché sta sotto i 10-15.000, non ci darei troppo peso a quel numero di ordini, ma è abbastanza normale. Quindi trovato questo prodotto che costa anche 1,25, quindi qua un'altra cosa che possiamo tenere a mente è il margine. Sappiamo che il prodotto, questo prodotto sta comunque vendendo, questo store, a 19,99, noi lo andiamo a pagare 1,25 più base da AliExpress 3,16, quindi abbiamo totale diciamo 5. Con un margine di 15 dollari, quindi comunque è buono. Andiamo a copiare il link di questo prodotto, lo incolliamo sul dropshipping center e con analizza vediamo l'andamento. Quindi ok, la media diciamo che è circa un volume di 30, 30-40, quindi come vediamo è un bel grafico, l'affidabilità della logistica è anche eccellente, quindi questo è un dato in più, e comunque in lieve risalita secondo me, quindi un trend più o meno al rialzo, comunque abbastanza stabile, insomma mi dice che questo è un ottimo prodotto. Quindi praticamente adesso facciamo la prova anche sugli altri, però qui abbiamo già la conferma che questo prodotto sta vendendo, che le sponsorizzate comunque sono efficaci, o almeno quella che abbiamo visto è efficace, e che lo store per come è settato possiamo anche tranquillamente, secondo me o almeno personalmente, fare di meglio, nel senso qui i colori non sono eccezionali. Ok, questo non l'avevo visto, quindi c'è addirittura il timer settato male, eppure sta secondo me vendendo perché 600.000 visualizzazioni a quel video, una minima parte là comunque, è comunque andato a convertirla, quindi assolutamente questo secondo me è il primo winner di questo video. L'ultima cosa che ce lo farà dire è prendere il nome di questo prodotto, torniamo sulla nostra ricerca sul nostro Facebook e andiamo a cercarlo all'interno appunto di Facebook stesso, sempre filtrato per i video, e vogliamo cercare qualche altra sponsorizzata, questo per capire il livello di competizione. Quindi di nuovo quello che facciamo è vedere, il primo video è il nostro, quello che abbiamo trovato noi, 600K, quindi comunque è un bel numero, e cerchiamo di vedere gli altri, quindi ad esempio qua sotto ho visto questo che ha 44 view, ok, niente, 73K del 2017 addirittura, 67K 2017, insomma non vedo così tanta attività. Se fosse stato un prodotto comunque super super venduto, avremmo visto decine e decine di video subito con tante visualizzazioni. Ripeto, non è questo il caso, ma magari sbagliamo keyword, quindi proviamo a fare magari silicone sponge semplicemente, perché poi dipende anche dalla keyword che andiamo a ricercare. Qui ne troviamo delle altre, questo è quello che abbiamo visto noi prima. Questo ne ha 21K, 300, 3000, quindi non c'è così tanta attività. Le parole chiave alla fine queste sono, e quindi secondo me realmente questa multipurpose silicone sponge può essere un prodotto assolutamente vincente. Quindi sono contento, ne abbiamo trovato uno. Proviamo a fare la ricerca anche sugli altri due. Stesso discorso, quindi polish remover. Lo cerchiamo su AliExpress. Ok, io ho trovato questo che ha 470 ordini, quindi molto molto pochi. E un altro problema, diciamo, di questi prodotti che costano abbastanza tanto in vendita, quindi 51 euro, 59,99 dollari, è che ovviamente il costo è maggiore, chiaramente, quindi in questo caso 30 dollari, e anche la spedizione. Quindi se ti affidi solamente ad AliExpress,
Qui devi cercare tanti fornitori, magari arrivare a qualcuno che ha poche vendite per trovare un tempo di spedizione fattibile. Quindi in questo caso io questo lo andrei già a scartare. Vediamo giusto per curiosità nel dropshipping center se comunque questo determinato fornitore sta facendo vendite. Ok, comunque ne sta facendo, abbastanza altalenante come grafico, rimane un ottimo prodotto a mio parere, però da vendere da subito e da consigliarvi non è una delle mie scelte. Ok, passando all'ultimo prodotto, in realtà ho qualche problema, dovrebbe essere alla fine questo prodotto specifico, perché mi sembra molto molto simile, però questo lo stava vendendo a 34 dollari e riesco a trovare nell'immediato solamente dei prezzi assurdi, tipo 60-70 dollari. Dovrebbe essere, ecco, esattamente questo prodotto, quindi non so se il prodotto, il prezzo che hanno messo loro è vero, se è una truffa ad esempio, oppure se hanno un fornitore esterno e li permette di trovarli più facilmente. Quindi in questo caso questo prodotto lo andiamo a togliere. Non è un grosso problema perché, come hai visto, ci abbiamo messo alla fine un 15 minuti a trovare 3-4 prodotti da poter analizzare. Di questi 3-4 prodotti, uno è il winner di questo video, questa spugna che tra l'altro comunque avevo già visto in precedenza, però diciamo che facendo una ricerca completa di mercato in questo modo abbiamo la conferma che può essere realmente un prodotto vincente. Quindi una volta che abbiamo acquisito tutti questi dati non mi farei troppi altri giri o troppi altri film mentali, nel senso, ho trovato questo prodotto, va bene, ovviamente non partiamo magari da subito, quindi fai questa ricerca 3-4 giorni di fila, una settimana senza fretta, trovi qualche prodotto e alla fine, sapendo che magari tutti quelli che hai filtrato funzionano, scegli quello che ti piace di più, sul quale ti piacerebbe di più fare uno store e vai al 100% su di esso. Quindi come hai visto niente di troppo assurdo, è secondo me un metodo molto molto facile per trovare prodotti vincenti e spero che magari trovi il tuo prodotto utilizzando proprio questa strategia. Come al solito anche in questo video puoi vincere la mia guida delle top nicchie di questo momento, che magari assieme a questa strategia può esserti ancora più d'aiuto. Tutto ciò che devi fare è lasciare un mi piace a questo video, iscriverti al canale, commentare qua sotto hashtag dropshippingkeys, magari dimmi anche cosa ne pensi di questo prodotto, oppure quale di questi tre che abbiamo visto era quello che ti piaceva di più. Spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.